Fratellino e sorellina, rimasti orfani, vivevano con la matrigna. Da quando è morta la mamma, non abbiamo più avuto un'ora di bene. La matrigna ci picchia ogni giorno. Dio mio, se lo sapesse la nostra mamma! Fu così che decisero di andarsene. Camminarono tutto il giorno e la sera giunsero in un gran bosco. Erano così stanchi per il pianto, la fame e il lungo cammino che si addormentarono. La mattina dopo, fratellino, assetato, prese per mano sorellina per cercare una sorgente. Ma la cattiva matrigna era una strega. Li aveva seguiti di nascosto e stregato tutte le sorgenti del bosco. Fratellino rischiò di essere trasformato alla prima fonte in tigre e alla seconda in lupo. Sfinito, alla terza sorgente beve nonostante la sorella supplicasse di non farlo e subito si trasformò in un capriolo. La sorellina in lacrime sciolse la sua giarrettiera d'oro e la mise intorno al collo dell'animaletto e con dei giunchi fece una corda. Legò l'animaletto. Lo condusse con sé, addentrandosi nel bosco. Cammina, cammina, giunsero finalmente davanti ad una casetta che per molto tempo abitarono sereni. Ma un giorno il capriolo sentì che in zona si teneva una gran caccia e volle partecipare. «Però», disse la sorellina, «ritorna questa sera. Per farti riconoscere, bussa e chiedi di entrare». Il capriolo saltò fuori e fu inseguito inutilmente dal re e dai suoi cacciatori. Il mattino dopo la caccia ricominciò e il capriolo uscì di nuovo. A sera fu accerchiato e ferito leggermente a una zampa, cosicché si mise a correre più adagio. Un cacciatore che lo aveva seguito sentì che bussava e chiedeva di entrare. Raccontò tutto al re, che l'indomani volle riprendere la caccia. Al tramonto chiese al cacciatore di mostrargli la casetta. Davanti alla porticina bussò e gridò di farlo entrare come faceva il capriolo. La porta si aprì e il re trovò la più bella fanciulla mai vista. La chiese in sposa ed ella acconsentì a patto di portare anche il capriolo. Celebrate le nozze, vissero felici a lungo, ma la cattiva matrigna, rosa dall'invidia e dalla gelosia, volle vendicarsi. Quando la regina partorì un bel maschietto, mentre il re era a caccia, la vecchia strega prese le sembianze della cameriera, entrò nella stanza dove giaceva la regina, invitandola a fare un bagno caldo. Ma nella stanza da bagno avevano acceso un fuoco d'inferno, cosicché la bella giovane regina soffocò. Ciò fatto, la vecchia prese sua figlia. Le mise una cuffia in testa e la pose nel letto al posto della regina, dandole le sue sembianze. Tutte le notti, però, la vera regina andava nella stanza del bimbo, lo allattava, accarezzava anche il capriolo e se ne andava. La bambinaia si accorse di questo e avvertì il re che presto smascherò l'inganno della strega. Punì la figlia, facendola sbranare dalle belve nella foresta,
mentre la strega fu gettata nel fuoco. Quando fu ridotta in cenere, Fratellino ritornò con sembianze umane.